tutti, come state? Spero bene. In questo video proviamo make-up nuovo per me, cioè nel senso ho preso il fondotinta, correttore, illuminante e un... Oddio, è un ombretto liquido da Clio. Io spero che il colore sia giusto. Allora, del correttore Clio Oh My Love è il 05. Scusate, ma non so che 05, ed è questo, che quando avevo fatto la consulenza mi avevano detto il numero 5, e ho preso anche il numero 5 del fondotinta, io spero sia giusto. I pack sono uguali, più o meno uguale, c'è un po' più scuro mi sa. Ho preso un po' più scuretto, ma fa niente. Poi ho preso l'illuminante. Oggi ci trucchiamo solo Clio Make Up. A me piace un botto Clio. E poi ho preso questo flambé, questo ombretto liquido. Poi ho la palette, i rossetti che devo ancora scegliere quali mettere. Il blush ce l'ho. Nella linea di Clio mancherebbe solo lì il bronzer e la sopracciglia. Mi faccio la coda e adesso iniziamo a mettere il fondotinta con la Beauty Blender. Mi trovo meglio con la Beauty Blender, lasciate perdere che l'ho fatta male, però fa niente. Questa è la mia Beauty Blender e mettiamo il fondotinta con i pump, vediamo se sarà valido. Uno, facciamo tre, ecco questo. So che non sarà del mio colore, cioè sarà quello un po' più estivo, forse è del mio colore, forse non lo so. Vado a prendere lo specchio, aspettate. Comunque questo è il fondotinta e iniziamo a sfumarlo. Sì, è un po' troppo scuro. Cioè si vede un po' troppo scuro, però fa niente. No, forse è giusto. Ne ho messo un po' troppo, quello sì. Comunque ha un ottimo odore. Adesso sfumiamolo sulla fronte. No, forse ci sta, forse. No, un po' più scuro lo è. Poi, come ho detto, Clio si può stratificare, ma io lo voglio leggero. Sì, si vede un po' che è troppo scuro, ma io con il fondotinta non azzecco mai la colorazione, quindi... Ma non è tanto troppo scuro, secondo me. Cioè, non è tanto troppo scuro, quindi vabbè. Comunque mi piace. Anche se non ha tolto le imperfezioni, ma a me non mi serve tanto coprente oggi. Mi sta piacendo, cioè prima impressione mi piace. È bello fluido, ci sta. Adesso proviamo il correttore. Il correttore. Il correttore è già da un po' che voglio prenderlo, da quando è uscito praticamente, e oddio, ma mi ha tolto definitivamente le occhiaie. Aspettate che lo metto anche qua e qua.
Mi piace, mi sta piacendo anche questo correttore, è bellissimo, cioè mi ha piallato del tutto le mie occhiaie, oddio, adoro, è bellissimo. Poi, per fare con la palette, come primer metto il correttore. Scusate se guardo qua sotto, ma ho qua sotto il... Credo di fare un trucco un po' leggero, perché poi voglio provare questo. Quindi, credo di usare brownie e mocha, e poi sopra... Brownie e mocha, questi due. Quindi prima brownie su tutta la palpebra e uso questo pennello qua. Ok, adesso nell'angolo esterno metto mocha con questo che è più a precisione, e poi nell'angolo interno mettiamo flambé. No, aspetta, metto dramma, ho sbagliato, metto dramma. Il dramma è questo qua, rossiccio qua. Il buco di questa palette che non ha... No. Ok. Ok, adesso mettiamo flambé. Nell'angolo interno mettiamo flambé. Flambé è questo, tipo champagne. Bellissimo, e lo mettiamo con questo piatto. Ok, oddio, è morbidissimo. Allora, ecco fatto. È stato un trucco semplice, però. E nell'angolo interno metto frappè rosé. Sotto non metto niente perché tanto voglio mettere qualcosa. E nell'angolo interno metto frappè rosé, questo rosacchino già, che già ho usato, con questo pennello per labbra. Ok, ecco fatto. Questo è il mio look finale, non ancora finale del trucco, però adesso dopo pulisco tutti i tappini eccetera. Quindi adesso passiamo al Terra Blush Bronzer e tutto quanto. Come bronzer uso questo di Primark. Come blush uso questo di Clio, che è il Retro Pink. Aspettate, Retro Pink, e questo è il blush.
E come illuminante usiamo il Dura Cosmi, Cosmi Love. Vero che è gioiello. E questo è questo colore qua, gioiello. Che poi questo in teoria è quello dedicato a sua figlia Joy. Mi piace un botto. Poi mi piace esagerare con l'illuminante, quindi mettiamo il mascara. Il mascara è il Dark Love e questo è lo scovolino. Ecco fatto. E come rossetto usiamo il Coco Love Mumu, Coco Love Mumu. Comunque è questo il Coco Love. E niente, questo è il make up con i prodotti nuovi, prodotti non nuovi, eccetera. Il fondotinta per adesso mi piace. Vi farò sapere poi durante la giornata com'è. E niente, aspettate che faccio 2-3 sopracciglia, ma proprio 2-3. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!